Paesa. Grazie. Di Salone, prego. ...11 marzo 1994. Abruciati aveva rapporti con esponenti della massoneria, che ancora non era conosciuta come P2, ma che aveva come punto di riferimento Licio Gelli. Le risulta se siano state fatte indagini da lei oppure da altri relativamente ai rapporti di Abruciati con la massoneria o con Licio Gelli addirittura? Con Licio Gelli non mi risulta che furono fatte indagini, almeno non da parte mia. Per la massoneria invece? Con alcuni esponenti della massoneria emersero dei rapporti, intendo dire per esempio con Flavio Carboni, esponente della massoneria. Cioè, ecco, ha fatto lei queste indagini? Io feci fare delle indagini a proposito della presenza di Abruciati in Sardegna e da lì emerse un contatto. Fu interrogata una signora, una certa Don Gurosa, che ricordò un particolare, questo da riferimento comunque a Pazienza, e ricordava di un incontro che ebbe Pazienza con Abruciati. Chi glielo disse questo? Lo disse ai miei uomini che andarono in Sardegna, la signora Don Gurosa. E avete fatto una relazione di servizio? No, c'è un verbale. Avete proprio sentito questa persona? Sì. Quindi i rapporti di Abruciati sarebbero stati con Carboni, questo sarebbe la persona... Pazienza e Carboni. Pazienza e Carboni. Va bene. Senta, lei sa che Mancini ha fatto riferimento anche, sempre in altro interrogatorio peraltro, del 21 aprile, ha fatto riferimento ad un'altra notizia che Abruciati gli aveva dato, a proposito dell'attentato a Bernardo Lighton, che era stato un attentato che sarebbe stato chiesto dalla massoneria a Bergamelli. Sa niente di questa vicenda? No, di questo non mi sono occupato io. Avete fatto accertamenti su questa parte? Non mi sono occupato io di questo, avvocato. Lei sa o ha saputo se di questa vicenda si abbia avuto modo di interessarsi a causa del suo ufficio il dottor Vitalone? Ha mai saputo nulla di questa di un suo interesse? Bernardo Lighton? Sì. No, non so nulla. Senta, sempre il Mancini, sempre dentro del 21 aprile, riferisce a Ortolani poi torniamo un attimo su Ortolani, ma riferisce ad Ortolani la organizzazione del sequestro in danno del figlio e quindi un sequestro che sarebbe stato simulato dallo stesso Umberto Ortolani. Ricorda questa dichiarazione di Mancini? Sì, mi ricordo questa dichiarazione. L'avete riscontrata questa dichiarazione? Non ebbi una delega in proposito io. Sa se l'ha avuta qualcuno questa delega? Bisognerebbe vedere l'elenco delle deleghe, avvocato, sinceramente no. Adesso non ce l'ho a memoria. Senta, lei sa di una audizione che Ortolani ebbe in Brasile, a San Paolo del Brasile per l'esattezza? Audizione di chi? Cioè da chi? Da parte di chi? Ecco, innanzitutto sa se no. Ebbe un'audizione in sede giudiziaria presso San Paolo del Brasile? No, per questo processo. No, non lo so. Sa nulla? No. Sa nulla di un'audizione che avvenne proprio attraverso il dottor Vitalone, ad intervenire a questo atto giudiziario in San Paolo del Brasile, non sa nulla di no, questa no, vicenda? No.
Le chiedo questo perché al fascicolo del pubblico ministero abbiamo trovato alcuni ritagli di stampa e in particolare della Repubblica che riguarda proprio un'indagine che era stata condotta dal dottor Vitalone in quanto allora componente della commissione inquirente per la vicenda Eni Petronim. Risultano questi ritagli di giornale che sono stati acquisiti e in relazione proprio a questa vicenda, in relazione a questa audizione che fu effettuata proprio a San Paolo del Brasile da parte del dottor Vitalone nei confronti, anzi contro Umberto Ortolani. Sa nulla di questo? No, sinceramente non ne ho ricordo. Senta, lei sa che di Ortolani si è parlato più volte nel corso delle dichiarazioni sia di Mancini che di Moretti, si ricorda lei? Sì. Ecco, ricorda che cosa, in che senso fu indicato Ortolani come di interesse per questo processo? No, guardi, ne ho un ricordo vago perché non ho ecco, mai... Ecco, guardi, allora lo ricordo io, anche in sede dibattimentale Mancini ha confermato il rapporto tra Abbruciati e lo stesso Ortolani. Le ripeto, io so questa dichiarazione anche dibattimentale, per quanto mi costa, personalmente Abbruciati conosceva elementi della massoneria perché ho assistito ad un suo incontro con Ortolani. Ripeto, per quanto mi costa personalmente, conoscevo elementi della massoneria perché ho assistito a questo incontro. Lei sapeva di questo particolare, della presenza di Mancini ad un incontro tra Ortolani e Abbruciati? Non mi ricordo che lui l'abbia detto nei verbali a cui ero presente io, perlomeno. No, vabbè, era presente, ma insomma comunque sa dei contenuti delle dichiarazioni di Mancini. Non ricordavo di un incontro a cui lui avesse assistito. Ecco, vi ha mai riferito di questo o di altri incontri tra Abbruciati ed Ortolani per dirvi di che cosa si fossero parlati, essendo stato egli presente a questo incontro? Quello che lui ha detto è quello che risulta dai verbali, niente. Avvocato. Cioè niente. È quello che risulta dai verbali. Senta, diciamo che secondo Mancini il mandato omicidiario nei confronti di Pecorelli sarebbe stato per una parte di Abbruciati e per una parte della stessa massoneria. Dico quindi Ortolani, notoriamente, almeno per quello che ne so io, era un esponente della massoneria, forse anche della P2 per quello che io ricordo. Dico, ecco, questo punto lo avete approfondito con Mancini o con altri su questo collegamento che si fa Abbruciati, Ortolani, massoneria? Io su Ortolani non ho svolto attività delegata. Su Abbruciati? Su Abbruciati certamente. Ecco, facendo indagini su Abbruciati c'era anche il problema dell'analisi dei rapporti con Ortolani, più volte evocati nel processo, e comunque con la massoneria, a parte Carboni, che poi Carboni e Pazienza sono un po', come dire, anomali come eventuali massoni, perché erano soprattutto uomini dei servizi. Allora, dico, a parte questo, dico, ecco, ma dall'angolo visuale di Abbruciati, voi avete fatto, lei ha fatto delle indagini, le sono state delegate, se non le sono state delegate ce lo dice, o comunque per seguendo un filo conduttore della sua investigazione, dico, sono state fatte accertamenti per capire, per sondare e per anche per riscontrare le dichiarazioni di Mancini. Le indagini che noi abbiamo fatto sono state fatte sulla base delle dichiarazioni del Mancini, il quale parlava di un incontro avvenuto in una palazzina Liberty di Milano con dei personaggi che potevano, in linea teorica, essere sodali rispetto a alla massoneria. Sì. Quindi il filo logico di cui parlava lei era proprio questo, cioè cercare di individuare in primis questo appartamento stile Liberty. Una volta individuato questo, si sarebbe potuto addivenire alla più facile identificazione dei soggetti, naturalmente. Il problema fu che il sopralluogo effettuato a Milano non consentì di individuare il palazzo in questione,
purtroppo non si addivenne all'identificazione dell'appartamento e quindi ovviamente non si poteva addivenire l'identificazione di personaggi di cui non avevamo nessuna indicazione utile per poter individuarli. Cioè lei vuole dire che abbiamo cessato di indagare perché i primi riscontri, quelli relativi al palazzo e alle persone che vi sarebbero state dentro, risultò negativo, questo vuole dire? No, non ho detto questo, non è che noi cessammo di indagare, l'attività investigativa è allora continuata. Allora mi dica, quale altre indagini avete fatto dopo? Per quanto riguarda questo aspetto... Ma scusi che, dottor Fiorelli, ma mi permetta una osservazione. I tre non si capiva chi fossero, il Palazzo Liberty non l'avete trovato, ma Ortolani era vivo e vegeto, perché non l'avete interrogato? Avvocato, questo non dipende da me, noi abbiamo svolto un'attività sulla base di deleghe precise, se mi avessero chiesto di interrogare Ortolani, ecco, lei l'avrei fatto. Non si è fatto carico di dire, siccome poi eravate voi che facevate le indagini, eravate come punto di riferimento la Procura della Repubblica, alla quale rappresentavate i contenuti, le conclusioni alle quali pervenivate, di sentire, avendo riscontrato che il Palazzo Liberty non si trova, che i tre non si riscontrano, che non si rinvengono, anzi non si identificano, che c'è una doppia indicazione da parte, sto dicendo di Mancini, poi vedremo della Moretti che è ancora più precisa, rispetto ad Ortolani, avete detto al Pubblico Ministero, scusate Pubblico Ministero, forse è bene che ci diate una delega o facciate voi personalmente l'indagine per sentire Ortolani. Queste dichiarazioni erano contenute in verbali rese al Pubblico Ministero, avvocato, quindi insomma era il Pubblico Ministero. Come rese al Pubblico Ministero? Ma perché le deleghe non le avevate sulla base delle dichiarazioni che faceva Mancini al Pubblico Ministero? Sì, certo. E allora? Ma era il Pubblico Ministero che ce le dava, non erano mica io che decidevo quale deleghe effettuare. Allora, non è che il Pubblico Ministero, lei ha detto che avete fatto indagini su questo punto, quindi non è che il Pubblico Ministero vi ha occultato le dichiarazioni di Mancini o di altri, certo, sui rapporti abbruciati Ortolani. Certo che no. E allora? Quindi di altri, certo, sui rapporti abbruciati Ortolani. Certo che no. E allora? Quindi se io non ho ricevuto, diciamo, se io non ho ricevuto una delega, avvocato, credo che questa è stata un'indagine non fatta né richiesta e né sollecitata. Ancora, 15 luglio 94, la Moretti che depone, che fa dichiarazioni ai PM Cesco e Vardaro, ma sono verbali transitati dentro al fascicolo. A Milano ho accompagnato più volte a Bruciati davanti a un bar vicino alla stazione. Di fronte a un palazzo grande con la targa dei Cavalieri di Malta o qualcosa del genere. Ricordo la parola sepolcro. Danilo si recava lì perché aspettava una persona che lo avrebbe dovuto portare ad incontrare un signore che una volta mi disse chiamarsi Ortolani. Danilo mi disse che quella persona doveva uscire da quel portone. Dai discorsi di Danilo era inequivocabilmente chiaro che quella sede del sepolcro corrispondesse allo studio di Ortolani. Più di una volta Danilo è tornato da questi appuntamenti palesemente contrariato, perché come lui diceva, invece di incontrarsi direttamente con lui, Ortolani, gli aveva mandato lo chauffeur, cioè un suo subalterno. È inutile che le faccia la domanda perché sarebbe identica la risposta. Non ho svolto attività. Cioè, qui la signora Moretti non è che dice soltanto del Palazzo Liberty e delle altre cose, o del Santo Sepolcro e via dicendo. Dice che a Bruciati andava lì per incontrare Ortolani. Stiamo parlando, domando a lei la conferma, dei possibili mandanti dell'omicidio Pecorelli, o sbaglio? Stiamo parlando di una persona sicuramente iscritta alla massoneria. No, dico, ma i personaggi con i quali si incontrava Bruciati a Milano, secondo le dichiarazioni, sì, sono i possibili mandanti. Sono i possibili, sì, mandanti dell'omicidio Pecorelli? Sì. Lei già ha già risposto su questo punto, comunque è solo per una precisazione e per una congruenza rispetto al tema che stiamo trattando in questo momento. E anche per quanto riguarda quel giornalista, quello che voi accettaste poi essere un giornalista, quel cavallo che poi avete stabilito essere residente o comunque dimorante in Francia, anche lì c'era un'indicazione, dalle vostre inchieste era uscita una indicazione estremamente significativa, come quella della iscrizione di questo del giornalista Cavallo all'ordine del Santo Sepolcro, cioè proprio quel sepolcro detto così, di cui parlava poc'anzi proprio la signora Moretti nell'interrogatorio reso il 15 luglio del 94. Ecco, anche qui voi vi siete preoccupati di fare tante indagini, giustamente, ricercando i fabbricanti o i venditori degli anelli, facendo indagini a non finire, giustamente, per identificare
i Rolex, le tronchesine e via dicendo, di De Pedis. Ecco, qui su Cavallo perché non si era difficile andare ad interpellare Cavallo? C'è stato qualche ostacolo che avete incontrato per poter andare a sentire in Francia Cavallo? Questa non era un'attività che potevo fare io autonomamente, prendere e andare in Francia, ci voleva una commissione rogatoria, avvocato. Quindi non potevo certo chiederle io la commissione rogatoria. No, dico, vabbè, dico anche qui Cavallo. Noi l'abbiamo individuato. L'investigatore raffinato come lei. No, glielo dico perché lo vediamo dalle indagini, che non condividiamo come contenuti e come metodiche, ma certamente sono indagini fatte in maniera veramente eccezionale. Allora dico, Cavallo era un altro soggetto che si collegava ai tre possibili mandanti, perché certo. Cavallo era l'intermediario. Questo emergeva chiaramente dalle dichiarazioni, perché era quello che doveva portare la prima volta Mancini a Bruciati in questa casa stile Liberty, no? Che poi non si presentò, infatti a Bruciati ebbe pure a ridire. Sì, mandò lo chauffeur esattamente come dice la signora Moretti a proposito di Ortolani nei rapporti con Abruciati si lamenta che Ortolani lo tratta da pezza da piedi mandandogli lo chauffeur, così come poi si dirà a proposito dell'autista o del tizio che portava la Mercedes quando sarebbe andato all'aeroporto di Milano a prelevare Mancini, Abruciati eccetera. Sì. Ma a parte questa come dire, questa trasposizione, ma al di là di questo, ecco, dico, mi sembra di dover notare, perché una volta da Cavallo, una volta da Ortolani, forse non soltanto si sarebbero potute sapere cose che magari toglievano di mezzo qualcun altro da questo processo, ma soprattutto si poteva risalire al volto dei tre dei quali ha parlato Mancini. Vabbè, è una constatazione. E non può rispondere, che deve rispondere? Non l'ha fatta l'indagine. Anche non l'ha fatta, e noi abbiamo individuato Cavallo, abbiamo detto dove stava, dopodiché il compito non era più nostro. È chiaro che nel momento in cui diciamo dove sta si poteva anche andare a sentire, ma certamente non dipendeva da noi. Questo è un atto che non devo fare io come polizia giudiziaria. Senta, lei risulta se l'abbia fatto qualcun altro questo tipo di indagini, se la delega sia... Noi non lo sappiamo, al di là delle deleghe, se comunque siano state compiute delle attività in questa direzione, che è una direzione per noi particolarmente importante. Cioè, se qualcuno... Magarini può aver fatto qualche attività in questo settore per lei, ma non credo, perché Magarini è andato via ne possa sapere. A maggio del 94, quindi non credo. Chi è venuto dopo di lui forse, non lo so. Io pensavo lei si riferisse a Cavallo, lei invece intendeva più spettro sul discorso chiaro, dottor Fiorelli, queste indagini, perché la Corte abbia la consapevolezza, noi siamo costretti a fare queste domande per non farne una generica, ma forse siamo alla fine, possiamo anche dirlo, ma queste indagini non sono state fatte da nessuno. Quindi è inutile che continuiamo a dire che può essere la terza sezione o che può essere Magarini che ha fatto indagini di questo genere o comunque qualche altra indagine. Lei che me l'ha chiesto, queste sono indagini che non sono... Quando noi ci troviamo di fronte alla impossibilità del testimone di poter deporre su determinate circostanze, su determinate attività investigative, è soltanto un eufemismo per così dire che utilizziamo, perché in realtà queste indagini, come... continuando nel nostro lavoro cerchiamo di dimostrare, non sono state fatte. Questo è un caso, vorrei dire, clamoroso. Avvocato, scusi, Ortolani nella vostra lista testi? Doveva essere nella vostra. Doveva essere nella vostra come Magarini. Come Magarini, come Magarini che non c'è, come Cavallo che non ci sta. Per favore. Per non dire di altro. Senta, il maresciallo Pesce all'udienza del 10 ottobre davanti alla Corte, richiesto delle indagini svolte a proposito del Palazzo Liberty e delle tre persone da identificare,
ha fatto riferimento ad alcune ricognizioni fotografiche alle quali sarebbe stato sottoposto Mancini. Lei sa nulla di queste ricognizioni fotografiche, perché noi non abbiamo rintracciato alcun documento dal quale risalire a queste ricognizioni, quindi alle foto che sarebbero state utilizzate per le ricognizioni e gli esiti delle ricognizioni. Questo credo che il maresciallo Esce si intendesse riferirsi al secondo sopralluogo, quello che avviene nel luglio del 95, e sopralluogo che è preceduto da un ulteriore sopralluogo effettuato però esclusivamente dagli uomini della DIA, da due sottufficiali che andarono su e fecero un'individuazione dei luoghi che emergevano da indirizzi e numeri di telefono trovati in un'agenda di Abbruciati nel corso di una perquisizione che questi ebbe a subire nel 1975. No, io parlo di un'altra cosa. Guardi, le leggo le dichiarazioni di Pesce, sì, così lei ci può dare indicazioni. Abbiamo sicuramente mostrato a Mancini, cioè non l'ho fatto io personalmente, ma so che è stato fatto perché ho avuto modo di leggere qualche verbale, aggiunge chi parla, che noi non abbiamo trovato, una pluralità di fotografie dove più o meno era contenuta una pluralità di persone fra le quali potesse essere individuato magari qualcuno. Risulta quali persone tra quelle effigiate in fotografia furono mostrate a Mancini. Io non ho partecipato, credo mai, per ragioni investigative. Quindi, come esito investigativo, mi si chiede, legato all'individuazione del Palazzo Liberty, vedremo poi. Poi mi pare che gli esiti non siano stati dei più confortanti, va bene. Ecco, come esito relativo alla identificazione delle persone, per quello che lei ne sa, ma non ha svolto indagini lei, non sono state individuate, risponde Pesce, non sono state individuate queste tre persone. Ma allora non erano, io ho capito che lei si intendesse riferire ai luoghi, al Palazzo Liberty. A entrambe le cose, ma adesso le sto chiedendo delle persone. Le persone che la cui effigie in foto sarebbe stata mostrata a Mancini, secondo quello che dice Pesce. Ecco, allora siccome Pesce dice di non aver partecipato a questo atto, ma dice di avere saputo che le fotografie sono state mostrate e che l'esito fu negativo, c'è stato qualcun altro a cui avete dato l'incarico di mostrare queste fotografie o l'ha fatto lei personalmente? No, tutte le volte che furono fatte vedere fotografie a Mancini si è dato atto nel verbale, quindi a proposito di queste non vedo quali fotografie avremmo potuto mostrare a Mancini, visto e considerato che non avevamo idea di chi fossero queste persone. Insomma, ben volentieri avremmo fatto se avessimo potuto arrivare a risalire a uno di questi, insomma, se non altro con qualche riferimento un po' più preciso, ma i riferimenti che dette Mancini erano talmente generici che non c'era proprio la possibilità di arrivare, cioè non c'era neanche, che so dire, l'attività professionale di uno di questi. Insomma, se avessimo saputo che uno di questi era architetto, uno poteva fare un accertamento sull'ordine degli architetti, insomma, non sapevamo assolutamente nulla, quindi che fotografie potevamo fargli vedere? Io so a quello che ma dice. Probabilmente lui parla del relato, ma secondo me lo collega sicuramente a dei verbali dove lui fa dei riconoscimenti fotografici, ma sono verbali che risultano in atto. Dottor Fiorelli, stia tranquillo che noi abbiamo una certa attenzione nel guardare gli atti. Queste ricognizioni fotografiche certamente non ci sono. Allora, per noi è importante sapere quali fotografie siano state mostrate. Potrebbe essere mostrata anche la foto di Claudio Vitalone, voglio dire, per capire se fra i tre di Milano ci fosse magari anche lui in trasferta. No, guardi, per quanto mi riguarda, assolutamente tutte le volte che sono state fatte vedere fotografie c'è tanto di verbale. Quindi questa dichiarazione di Pesce la dobbiamo prendere così, non per oro volato. Beh, d'altra parte lui stesso dice, mi risulta che, fa parte, dice una cosa di relato, mi sembra di capire, no? Non è una cosa a cui ha partecipato direttamente. Scusi, potremmo sapere dalla premessa se si tratta di un album che il maresciallo Pesce dice essere destinato specificamente ed esclusivamente all'individuazione dei tre personaggi di Milano, perché in realtà nel verbale del 31 agosto 94 c'è un album nel quale è compresa anche la foto di Ortolani, che viene riconosciuto Mancini, e non so se Pesce potesse, sulla base delle premesse. Invece abbiamo sentito c'è un atto al quale non ha partecipato lui, però dice che qualcuno ha fatto vedere delle foto. Io non ho partecipato. Appunto, bisogna vedere se
se è possibile che si parli di questo, se no altrimenti non ha... Ma io parlo di quello che dice Pesce. Sì, non sì, ha dire... riferito le parole del maresciallo Pesce, quindi siccome non aveva partecipato Pesce, ha chiesto al test se avesse partecipato lui, se il test fosse a conoscenza che altre persone avessero mostrato le fotografie. Nel caso che ne fosse a conoscenza, quali fotografie sarebbero state mostrate a Mancini? Esatto. Questa è la domanda. Questa allora. E il test ha risposto. Senta, nell'interrogatorio del 21 aprile del 94, sempre Mancini, dichiara di avere sentito la madre della Moretti maledire Calò per essere stato l'autore dell'omicidio di Abbruciati. Sì. Ecco, ricorda questo autore morale, perché sappiamo come è morto Abbruciati. Sì, 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 me lo ricordo. Ecco, avete fatto qualche... Avete avuto delega o avete fatto voi qualche indagine per riscontrare questa affermazione di Mancini? Avete sentito la madre? Ecco, se avevamo sentito la signora... Avete sentito la madre, no. La madre di, della signora Moretti? No. Non avete approfondito per niente il punto? Ma noi sulla morte di Abbruciati abbiamo approfondito, abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo acquisito delle carte da Milano. Abbiamo anche verificato che la morte di Abbruciati era avvenuta a seguito di un attentato a fuoco, sì, appunto, insomma, sì, appunto era stato ucciso nel corso del conflitto a fuoco da una guardia giurata. Anche su questo punto poi brevissimamente dobbiamo tornare, perché anzi lo possiamo fare subito, perché mi pare chi dice, la Moretti o cosa? O Mancini? La signora Moretti mi pare che dica che in realtà l'autore dell'omicidio, che in realtà non si trattò di una fatto accidentale, l'omicidio di la morte di Abbruciati a Milano, ma si sarebbe trattato di un omicidio che sarebbe stato perpetrato da un metronotte, tale Franco Gianni, appartenente ai servizi segreti. Mi scusi avvocato, io non ricordo che la Moretti abbia mai detto tale Franco Gianni. La Moretti anzi ha detto che lei... Ha detto il gliela leggo la frase se la trovo, aspetta. Ha detto nome e cognome? No. Sembra strano. No, ha detto dunque. Ecco. Anzi, mi pare di ricordare che la Moretti diceva che loro non avevano mai saputo il nome e cognome di questo tizio. Allora, si provò subito una convinzione che si fosse trattato, ecco, della morte di Danilo. Ho parlato qualche volta con Renato De Pedis, questo è il verbale 19 maggio 94, quando sono tornate in libertà nell'ottobre dell'anno successivo. Tra le persone che stavano più vicino a Danilo si formò subito la convinzione che si fosse trattato di un agguato e non di una disgrazia. Quando sono uscita ho saputo che l'attentato a Rosone era stato richiesto da quelli, tra virgolette, qui è messo da quelli. Quando dico quelli, intendo dire dalle persone non interne al nostro ambiente, che noi sapevamo appartenere ai servizi di informazione con i quali manteneva i contatti quasi esclusivamente Danilo. Sì, ora, siccome l'omicidio fu perpetrato materialmente, l'omicidio, la uccisione, perché si trattò di una legittima difesa, certo. La uccisione fu perpetrata proprio da questo metronotte Franco Gianni, che era appunto un dipendente dell'istituto di vigilanza. Ecco, dico, quindi Franco Gianni avrebbe dovuto essere il mandatario di quelli. Noi facemmo degli accertamenti a Milano, verificammo che questo Franco Gianni era in realtà uno che lavorava da non so quanti anni presso questo istituto di vigilanza, era una persona che si era comportata sempre estremamente bene. Quando facemmo gli accertamenti noi mi pare che ancora lavorasse presso questo istituto, insomma, per cui era chiaro che presunzioni della Moretti non erano fondate, quindi, il sospetto della Moretti non era fondato. Cioè, quindi una dichiarazione, anche se derelato da Abbruciati e dall'ambiente, che non trovò riscontro. Sì, sì. Trovò riscontro negativo. Abbiamo ecco, tornando alla madre,
che qui è un tema diverso, ma comunque tornando alla madre della Moretti, quindi non avete approfondito né con Mancini né con chiunque altro questo tema, la madre non l'avete sentita? No, ma io personalmente non l'ho sentita. Senta, noi abbiamo fatto, la Corte già ne è a conoscenza, noi abbiamo fatto una comparazione tra le dichiarazioni che ha fatto Mancini e le dichiarazioni che ha reso la signora Moretti, con particolare riferimento ai viaggi, ai presunti viaggi milanesi, dei quali, come lei sa, parlano sia l'uno che l'altra. È una comparazione interessante, perché la sintesi, gliela trasferisco immediatamente, la sintesi è che praticamente le dichiarazioni di Mancini ricalcano quelle della signora Moretti. Se vuole un esempio glielo do subito. Dunque, fin dal 1980, verbale 5 maggio 80 davanti ai carabinieri del reparto operativo, la Moretti dichiara di essersi recata assieme a Fabiani Amleto e a Rosalba Cenduzzi a Milano insieme a Danilo Abbruciati per un processo al quale quest'ultimo era interessato, dice la Moretti. Scusi, un verbale dell'80? Sì. Siamo partiti da Milano nel pomeriggio e all'aeroporto siamo stati fermati e identificati dalla polizia. Si tratta di un viaggio fatto a Milano, si tratta della presenza di quattro persone, Abbruciati, Moretti, Cenduzzi, Fabiani, vanno a Milano per un processo che la stessa Moretti dichiara riguardare proprio Turatello. E si parla di un controllo che fu effettuato dalla polizia all'aeroporto di Milano nel 1980. Mancini dirà poi successivamente, a proposito del primo viaggio, parla di un viaggio fatto ugualmente con altre tre persone, quindi quattro persone, Abbruciati, Frau e Colafigli, parla del viaggio come finalizzato ad interventi sul processo, lo stesso processo Turatello, che è di interesse di Abbruciati, e parla di un controllo al quale sono stati sottoposti all'aeroporto. Quindi c'è una sovrapposizione, vorrei dire, quasi, rispetto ai due racconti. Non voglio andare avanti, perché anche per tutte quante le altre particolarità relative sia al primo viaggio che al secondo, c'è questa continua sovrapposizione. La domanda è semplicissima: questa sovrapposizione l'avete notata o non l'avete notata, anzitutto? Presidente, questo è un classico argomento da requisitoria che è stato sviluppato interamente dall'avvocato Stormina, l'abbiamo sentito con interesse, ma più di questo non è una domanda, è l'ennesima dimostrazione che l'interrogatorio viene usato come sede impropria per introdurre argomenti di discussione. Non so che cosa possa dire il test su questo. Cosa può dire, Presidente? Questo è un argomento sviluppato bene, requisitorio. Noi purtroppo non facciamo così, dovremo alla fine, in poco tempo, fare quello che stanno facendo da mesi, dall'altra parte, cioè contrastare queste argomentazioni. Però si continua a sviluppare argomentazioni da requisitorio in una sede impropria. Scusate. Il problema è un altro, cioè qui è stata fatta una constatazione da parte della difesa e si chiede all'investigatore se la stessa constatazione è stata fatta durante l'indagine, solamente questa è la domanda. Sono
tutte le constatazioni che possono essere fatte, cioè tutte le argomentazioni fatte della requisitoria, in questa maniera si introducono nell'esame. Beh, perché come è stata fatta questa considerazione, qualsiasi altra considerazione. Ma questo sapete bene che la difesa ha il diritto di fare le domande che vuole al test per sapere o per far conoscere la Corte se certe indagini sono state fatte, come sono state fatte e se non sono state fatte. Ma in questo modo si dà per scontato che la constatazione che viene fatta dalla parte, che è personale della parte, e si chiede al test se l'ha fatta anche lui. Il test dirà sì o no. Che cosa rileva ai fini delle indagini? Poi penso che l'avvocato Termini ha fatto questa, avrebbe fatto qualche altra domanda. Ma io non le volevo fare per non tediare la Corte. Perché il tema è avvocato Carmine, io già ieri le ho riferito più volte certe cose, cioè le ho chiesto di non fare ulteriori domande quando su un certo argomento il testo dice non ho fatto i rinvii, certo. Ecco, allora è inutile andare ancora a indagare, certo. Su questo mi certo. Sembra infatti che sia io però come ho detto sin dall'inizio non voglio porre, data la delicatezza del tipo di processo, nessun tipo di sbarramento a domande delle parti, le quali possono indagare in questa sede, che è l'unica sede nella quale la Corte può conoscere certe cose, tutti i fatti che sono a vedere il processo. Quindi Presidente, io ho indicato un esemplare di queste sovrapposizioni. Le posso fare tutte. Allora, per evitare non le faccia tutte. Appunto, io ne ho fatta una sola. Ho fatto questa perché appunto sotto molte è la prima e forse nemmeno la più impressionante. Per fare due domande, la prima, avete notato questa sovrapposizione? Secondo, questa sovrapposizione, se l'avete notata, perché se l'hanno notata, punto e basta, se avete notato questa sovrapposizione rispetto alle dichiarazioni Mancini-Moretti, avete svolto accertamenti e indagini per capire se si trattasse di una mera coincidenza del verificarsi di fatti a distanza di tanti anni in termini assolutamente identici, oppure che in effetti il narrato di Mancini avesse una sua autonomia, posto che si tratta di un narrato che è stato poi riscontrato integralmente in maniera negativa, come ormai è noto alla Corte. Queste sono le domande. Prego, il test dica pure. Guardi, per quanto riguarda la valutazione di sovrapposizione, non ho ricordo di una valutazione simile, cioè adesso lei me lo chiede, io sinceramente non ho ricordo di una valutazione simile. Noi ci siamo limitati a sviluppare. Io chiedo scusa, dottor Fresi, la interrompo, non è che io glielo chiedo, io le faccio constatare, ecco. Poi vabbè, questo abbiamo capito. Noi abbiamo fatto domande durante l'interrogatorio, non so. Mi pare che non si faccia, no, non si debba far constatare qualcosa, si debba chiedere qualcosa durante l'interrogatorio. Prima constato e poi chiedo. Ah no, vabbè, no, constata ma chiede poi dopo qualcosa. Senta, detto che non ha niente da chiedere. Se lei vuole insegnare a fare il controesame, mi insegni pure, ma sarebbe un insegnamento che io non recepirei, perché prima faccio la constatazione per fare la domanda e poi faccio la domanda. Prego, prego, dica al teste. Comunque voi avete notato questo fatto, è un dato di fatto, cioè sono dichiarazioni che sono concordanti, questo è il punto. Su noi certi elementi di fatto. Bisogna vedere se è così. Presidente, poi quando esamineremo le dichiarazioni vedremo. Noi abbiamo fatto delle attività di riscontro sulle dichiarazioni, non è che ci siamo messi lì per lì ogni volta che c'è una dichiarazione a vedere, ma adesso vediamo se questa si sovrappone o no a quella di Mancini o Moretti. Noi abbiamo fatto sulla base delle loro dichiarazioni dei riscontri a Milano, a dovunque fosse necessario, questo era stato il nostro compito. Il discorso di verificare sovrapposizione o meno era la diretta conseguenza dei riscontri fatti, cioè dell'attività investigativa svolta dai miei uomini. Quindi, però un lavoro a monte, se è questa la domanda, se ho ben capito, di un riscontro di specularità delle dichiarazioni dei due, questo non me lo sono proprio posto il problema, insomma, perché per me il problema era verificare, riscontrare le loro dichiarazioni. Tenga presente che queste dichiarazioni della signora Moretti sono poi dichiarazioni che avrebbe ribadito nel corso della sua pretesa collaborazione nell'ambito di questo processo. Le faccio per esempio un altro brevissimo... Avvocato, no, adesso proprio siamo al punto in cui su questo ha già riferito. Io ho capito bene la domanda, cioè è un tipo nelle indagini che si devono svolgere, che si potevano svolgere,
dice la difesa, perché mai non vi siete posti il problema se questi due si fossero messi d'accordo a dire certe cose oppure no? Ma, e perché certe dichiarazioni sono simili o altre? Scusi, questo qui, ma noi ce lo siamo posti, il succo di tutto il discorso è questo. Noi ce lo siamo posti come problema. Quindi, è vero che... non solamente constatare se certi fatti detti da Tizio e detti da Caio sono avvenuti o meno, ma pensare anche che, siccome si trattava di due persone che stavano collaborando, se queste due persone teoricamente avessero potuto già prendere un accordo e poi dire agli investigatori le stesse cose. Questo aspetto ce lo siamo posti, chiaro, e come? No? Cioè, se la domanda è se noi ci siamo posti il problema, se i due si potessero mettere d'accordo, ce lo siamo posti e come? Tant'è vero che appena inizia la collaborazione i due sono stati separati e non si sono più incontrati, ed è stato uno dei motivi per cui il Mancini più volte si è arrabbiato anche con noi, perché voleva vedere la famiglia ed è stato per due o tre mesi distante dalla famiglia. Quindi il problema del fatto che questi non si mettessero d'accordo era un problema chiaramente fondamentale per le indagini. Che poi ci fosse della comunanza in ordine a certi fatti, adesso lei sta parlando del viaggio di Milano, insomma, che a Bruciati fosse andata a Milano, insomma c'è pure morta a Milano, quindi voglio dire, mi sembra normale che ci sia andato. No, assolutamente, però allora, insomma, non mi sorprende il fatto che ci possa essere andato più di una volta a Bruciati a Milano. Sì, ma anche 10 volte, perché c'è anche morto, giustamente, appunto, come dice lei, ma questo non significa che se c'è andato a Bruciati c'è andato anche Mancini. Questo l'abbiamo riscontrato, quando, ad esempio, non ci risulta. Si parla da parte della Moretti del Palazzo Monumentale e da parte di Mancini del Palazzo Liberty, dico... sono altre coincidenze che potevano, e vabbè, avvocato, comunque, dentro le dichiarazioni del processo. Avvocato Tarmina, comunque abbiamo capito, la sua domanda è stata fatta, il test ha risposto, quindi è un problema che anche loro hanno affrontato. Signori, d'accordo, va bene, abbiamo capito. Prego. Cioè, a voi non risulta il viaggio a Milano di Mancini? Abbiamo fatto gli accertamenti e i riscontri sono stati negativi, certo. Senta una cosa, no, ma lei diceva abbiamo cercato di... Ma, proprio ieri abbiamo visto che sulla base di documenti e non di chiacchiere dei difensori, che invece i contatti e telefonici e anche personali tra Mancini e la Moretti ci sono stati. Abbiamo ricordato i decreti relativi alle intercettazioni telefoniche. Sì, quelli intercettati in carcere, avvocato. No. Quando stavano a casa non erano in carcere quelli, quindi il carcere è un'altra cosa. Quindi voglio dire, quelli di ieri non erano io prendo atto della sua convinzione, però ci stanno circostanze di fatto documentate dalle quali risulta che i contatti c'erano sia personali sia telefonici, sia dal carcere sia fuori dal carcere. Questo è un altro problema, avvocato Tarmina. Il test ha risposto alla domanda, andiamo avanti col test. Senta, a proposito delle ragioni per le quali si sarebbe verificato questo viaggio a Milano, mi riferisco al problema delle cosiddette carte di Moro, delle quali si parla a proposito, non so se a proposito o a sproposito, delle dichiarazioni di Mancini. Ecco, nel verbale dell'11 marzo Mancini dice: non so che cosa fossero quei documenti. Riferisce che a Bruciati ebbe in consegna questa documentazione da quella presunta avvocatessa Serra, del contenuto di questi documenti, non, almeno per quello che risulta dal verbale 11 marzo, non sa dire altro che non so che cosa fossero quei documenti, ma Danilo commentava che erano una rottura di coglioni. Voi avete fatto accertamenti per capire di che documenti si trattasse?
In che modo si potono fare questi accertamenti? Ah, non lo so, dico, avete fatto indagini, non lo so, queste sono indagini che sapere se i documenti... Noi cerchiamo di rintracciare la dottoressa Serra, questa, visto che era lei quella che aveva portato questi documenti, cerchiamo di capire se esisteva questa avvocatessa Serra. Noi dobbiamo sempre andare alla fonte, certamente non è che potevamo fare indagini su Abruciati, che era morto da 12 anni, potevamo arrivare a quella che gliel'aveva certo. dati. Non riuscimmo a trovarla perché questa avvocatessa Serra era inesistente. Senta, ma Maci dice un'altra cosa nell'interrogatorio del 2 giugno del 94. Abruciati mi disse che sarebbero stati consegnati quei documenti perché a chi sarebbero stati consegnati quei documenti? Perché tenuti per favori da loro resi in precedenza ad aiutare Francis Turatello, vale a dire all'avvocato di Pietro Paolo, all'onorevole Formisano, al giudice Vitalone, al giudice Buongiorno e a Flavio Carboni. Voi quindi dà delle indicazioni precise sulle persone alle quali questi documenti si sarebbero dovuti consegnare. Giustamente Abruciati non lo poteva interpellare perché è morto, oggi non potreste più interpellare né Di Pietro Paolo perché ve lo siete fatto sfuggire, né il giudice Buongiorno, non so se è vivo o morto. Ah, è vivo, ecco. Allora ci sono parecchie persone che sono vive. Vitalone è inutile che lo andate a sentire perché vi direbbe delle cose non corrispondenti alla verità, però c'è, ci sarebbe stato Di Pietro Paolo, c'è l'onorevole Formisano che è in vita, c'è il giudice Buongiorno, c'è Flavio Carboni. L'avete fatto questo accertamento anche magari informale? No, informale non esiste. Colloqui non investigativi perché non riguardano no, no, assolutamente. Noi avemmo delle deleghe in ordine, ricordo, all'esistenza di questi signori, in particolare di Pietro Paolo e un altro ha detto Formisano. Formisano. Sì. E identificammo questi signori e il, anche del giudice Buongiorno, però poi l'attività successiva non la facemmo perché non ci venne delegata. Perché? Non venne a noi delegata. Quindi non avete sentito nessuno praticamente? No. Noi no. Dico, ma scusi, ma voi, lei ha giustamente rivendicato questo stretto rapporto che voi intrattenevate diversamente da Roma con la procura di Perugia. Dico, avete rappresentato che c'erano questi terminali vivi e vegeti sui quali si poteva indagare per stabilire se quelle fossero carte alle quali poi qualcuno avrebbe attribuito il fatto di essere le carte di Moro? Ma queste, avvocato, erano valutazioni che il sostituto procuratore poteva tranquillamente fare da solo, insomma, mi sembrano anche abbastanza scontate. Sì, d'accordo, ma se lui ha deciso di non farlo. Eravate voi comunque, avvocato, se lui il se... messaggio. Avvocato Tornina, ma per quale motivo risposto a testa? E quindi si, come diceva, scusi? Noi non abbiamo avuto deleghe per assumerli a verbale. Se li avessimo avute, stia sicuro che lei le avrebbe lì il verbale. Ma c'è stata, avete rappresentato voi questo problema o no? Ma mi sembra un problema che non posso rappresentare io al magistrato. Avvocato, questo è inutile insistere su questo problema. Potrebbero anche averlo rappresentato e se poi colui che dirige le indagini, che è una persona diversa dal testo che è presente, se non ha ricevuto deleghe non l'ha fatto. Poi tanto le deleghe che sono state date, voi le conoscete bene, quelle che non ci sono vuol dire che non sono state fatte quelle indagini perché non sono state date le deleghe. Lo volete far presente alla Corte, la Corte ha capito questa cosa, però ecco, non insistiamo oltre, insomma. Formisano è venuto qui come testimone davanti alla Corte. Avete chiesto l'unica cosa che dovevate chiedere, questa. L'unica cosa che dovevate chiedere. Allora. Allora, senta. A proposito della... della riunione di Acilia dove sarebbe stata discussa la uccisione di Abruciati e dove ci sarebbe stato l'intervento determinante di Mancini che avrebbe distolto i suoi compagni da questo omicidio. Ecco, lei conosce questo particolare delle dichiarazioni di, sì, me lo ricordo. Di Mancini? Ha fatto lei qualche accertamento? Non io, li ha fatti,
non so se mi ricordo se la mia o la terza sezione, può essere anche tutte e due insieme, ma insomma erano accertamenti più che altro tendenti a verificare, ricordo, la casa. La casa di Acilia. Ecco, è proprio della casa, le volevo dire. Sì. Fu trovata questa casa, o meglio, fu trovata da voi o da Mancini? Da chi fu trovata? No, da noi, attraverso dei riscontri di carte. Ecco. E fu trovata la casa alla quale poi rispetto alla quale poi voi avreste chiesto l'intervento chiarificatore di Mancini, lei ricorda quale fosse questa casa? Mi pare che la casa di Carnovale. Sì, e dove si trovasse? Ad Acilia. Ricorda una casa di via Epaminonda? Di via? Epaminonda. No, l'indirizzo non me lo ricordo, mi ricordo che si parlava di Acilia, della località era Acilia. Poi Mancini fa riferimento, Carnovale fa riferimento all'abitazione, l'unica che mi pare gli occupò, se non sbaglio, no? L'unica da parte Carnovale dice appunto che lui abitò in effetti, diciamo così, nella zona, che poi non è nemmeno la zona, ma che l'unica abitazione che occupò fu questa di via Epaminonda, che però non era ad Acilia ma era a Casal Palocco, infatti voi l'avete identificata. Si ricorda questo? Ricordo che identificammo, che non sapevo di queste dichiarazioni di Carnovale. Voi identificaste via di Ponte Landrone 76, via del Casaletto di Giano 400, via Carlo Marocchetti numero 15 e via Epaminonda numero 60. Interpellato Carnovale identifica l'abitazione. Mancini. E Carnovale conferma, sì, Mancini indica come l'abitazione nella quale ci sarebbe stata questa riunione in via Epaminonda numero 60. A chi lo indica Mancini, scusi? Come? Verbale? Alla DIA. Eccolo. Ci sono le foto che voi avete ritratto e che sono state sottoposte a Mancini. Ok? Se lo ricordo, non c'è bisogno di ricordi, no? Sì, sì. Ecco. Allora, Mancini, mostrategli le foto dichiara che la riunione avvenne in via Epaminonda 60. Lei sa se gli esiti di ulteriori indagini, se vi sono state relativamente alla occupazione di questa abitazione per lo svolgimento di questa riunione? No, guardi, l'unica cosa che ricordo è l'individuazione di quegli indirizzi che lei mi ha letto prima. Ecco, allora lei non ha saputo che Carnovale ha confermato di aver abitato in quella casa, quella di cui le fotografie mostrate a Mancini, e che però l'inizio della sua abitazione, anzi un periodo in cui abitò in questa casa, si colloca e gli dice all'indomani della nascita del figlio, e quindi successivamente per la stessa dichiarazione resa da Carnovale mio figlio è nato nel 1980. Ricorda in quale epoca Mancini collocò questa riunione? Anche se non si ricorda il giorno, l'epoca, la circostanza particolare nella quale si verificò questa riunione in cui avrebbe salvato la vita ad Abruciati. La circostanza particolare? Sì, perché stava sempre in galera, quindi che era, era difficile poter avere una riunione ad Acilia o comunque a Casal Palocco. Ecco, Mancini indica come periodo in cui si verificò questa riunione l'epoca in cui era dunque... Che era latitante, era l'epoca in cui era latitante. Bravo. Ecco, evaso per l'esattezza dal regime di semilibertà dal 19 settembre del 79, evasione che libertà tra virgolette che cessa in data 8 ottobre successivo. Quindi la riunione si colloca tra il 19 settembre e l'8 ottobre 1979, per cui questa non poteva essere l'abitazione nella quale si sarebbe svolta questa riunione, perché con la figli, perché Carnovale la occupa dalla nascita del figlio nel 1980.
Comunque non conoscevo le dichiarazioni di Carnovale, non, come le ho detto prima non l'ho mai sentito Carnovale. Senta, e lei conosce invece le dichiarazioni che, ha fatto Abbatino sulla, su questo problema della, della riunione per, destinata a stabilire se uccidere o meno Abbruciati? Me la ricordo vagamente. Ecco, sinteticamente le ricordo che Abbatino non soltanto riferisce la decisione di uccidere De Petri, Abbruciati, peraltro in un contesto di più ampia portata nel quale l'obiettivo non era Abbruciati ma soprattutto De Petris, del quale non si fidavano, ma colloca questa decisione di uccidere i testaccini in epoca successiva all'omicidio Balducci, no, dopo l'omicidio Balducci, 27-5-95, dichiara dopo l'omicidio Balducci, che era seguito, era stato eseguito da Danilo Abbruciati e da Enrico De Petris, maturò nel gruppo Magliana Acidia il proposito di eliminare l'Abbruciati. Le spiegazioni che Abbruciati aveva dato per giustificare l'omicidio Balducci non ci erano sembrate convincenti. Danilo aveva detto che tale omicidio era stato fatto per fare un favore ai siciliani di Cosa Nostra. Non vedevamo di buon occhio il fatto che si rinsaldassero eccessivamente i rapporti tra Abbruciati e i siciliani, perché li ritenevamo pericolosi. L'ufficio ci riunimmo non molto tempo dopo l'omicidio Balducci, che è dell'81 se non vado errato, dell'81, sì, ad Acilia, in casa di Vittorio Carnovale, esattamente come l'indicazione di Mancini, proprio per discutere della eliminazione di Abbruciati. L'ufficio mi chiede se fosse presente anche Antonio Mancini. Devo dire che non lo ricordo. Nel corso di quella riunione toscana si mostrò più determinato, eccetera. All'epoca che, in cui Abbatino colloca, il, l'incontro, quando muore Balducci, scusate, ecco, è il 16 ottobre 81 la data della, uccisione di Balducci, il, come lei sa, Mancini stava in galera da parecchio tempo per l'omicidio di Piazza di Don Olimpia. Ecco, questa, questa diversità tra le dichiarazioni di Abbatino, io non so qual è vera, quale non è vera, non mi interessa, ma questa diversità tra le dichiarazioni di Mancini, che colloca nel 79 in un'abitazione nella quale non ci si poteva essere perché Carnovale non ci abitava, e queste dichiarazioni di Abbatino, che colloca dopo, l'ottobre dell'81 nell'abitazione di Carnovale, dove non dà presente, almeno come ricordo, e non poteva essere un ricordo, quindi un ricordo che può essere riscontrato dal fatto che Mancini stava in galera. Ecco, queste diversità lei non me ne sono occupato, non se ne è occupato. Senta, già, dunque, no, lei non è presente. A proposito del processo che aveva subito Mancini per l'omicidio, di Don Olimpia, no? Allora, 23 maggio 94, Mancini, quando venni condannato alla pena di 28 anni per l'omicidio Proietti, mi era stata assicurata da Raffaele Pernasetti e più in generale da coloro, scusi, che mi era stata? Mi era stato assicurato da Raffaele Pernasetti e più in generale da coloro che avevano entrature nei tribunali, vale a dire da Renato De Petris, il quale a suo dire aveva una profonda amicizia con l'avvocato Aricò, con l'avvocato di Pietro Paolo e con l'avvocato Isgrò, con personaggi della carta stampata come Letta e con magistrati come la dottoressa Iannini, il dottor Testi, il dottor Bongiorno, il dottor Vitalone, che in Cassazione sarebbe stato ributtato giù il processo. Infatti il giorno prima dell'udienza di Cassazione, o lo stesso giorno, mentre ero di transito al carcere di Porto Azzurro,
ricevetti un telegramma di Raffaele Pernasetti nel quale si dava per scontato che la Cassazione aveva ributtato giù il processo. D'altra parte, così non fu, tanto che io me ne lamentai con Fabiola, la quale mi rispose che i miei compagni erano amareggiati per questo e che mai Raffaele Pernasetti, anche a nome di altri, si sarebbe permesso di darmi notizie che mi aveva dato se non avesse avuto assicurazioni che la cosa sarebbe andata come detto nel telegramma. Sempre per quanto mi riferì Fabiola Moretti, vi sarebbe stata un tira e molla all'interno della sezione giudicante e alla fine non si erano trovati gli appigli sufficienti per buttare giù il processo. Ecco, anzitutto, prima di venire direttamente a questo aspetto del processo, voi avete fatto accertamenti per capire dell'esistenza di questi rapporti che Renato De Pedis avrebbe avuto, al di là degli avvocati, che aveva una sua logica, con la dottoressa Iannini, con il dottor Testi, con il dottor Bongiorno? No, non fece accertamenti del genere. Con il dottor Letta? No, mi ricordo a proposito di Letta, facemmo una identificazione del Letta. E per quanto possa valere, perché gli avvocati potevano avere rapporti per ragioni professionali, ma per quanto riguarda Ricordi, di Pietro Paolo e Isgrove, avete fatto accertamenti? Mi pare che fu richiesto un accertamento sulla identificazione di questi avvocati. No, sui rapporti. Ah no, sui rapporti. Perché no. Qua si allude a rapporti, secondo Mancini, non proprio limpidi. Comunque ecco, per quanto riguarda i magistrati non l'avete fatto l'accertamento. D'altra parte non vedo in che modo avremmo potuto farlo, avvocato. Beh, interrogando i magistrati per sapere se avevano rapporti, o guardando i processi che i magistrati avevano fatto, nei quali De Pedis si era imputato, per capire se avesse avuto favoritismi o meno. Avreste per esempio accertato che in effetti la dottoressa Iannini ebbe a giudicare in istruttoria il De Pedis, il quale anche Pernasetti, e anche Pernasetti. Ma comunque per quello che mi ricordo adesso De Pedis, che furono arrestati e rimasero in galera qualche anno per essere poi assolti in sede dibattimentale. Quindi voglio dire, l'accertamento si sarebbe potuto fare, mi interessa soltanto sapere che non l'avete fatto. Oh, invece per quanto concerne questa storia qui della Cassazione, dove l'identificazione del processo c'è tutta, processo per l'omicidio Proietti, 28 anni di reclusione, c'è un riferimento addirittura cronologico rispetto al tipo di intervento, il giorno stesso dell'udienza ci sarebbe stata l'interferenza e addirittura la Moretti è in grado di dire che ci sarebbe stato un tira e molla dentro al collegio giudicante che poi si sarebbe risolto a danno di Mancini. Ecco, allora le chiedo, anche di questo tema non avete avuto delega né avete pensato? Non abbiamo avuto delega. Ok. La Moretti è stata interpellata su queste affermazioni di da noi no. Da voi da noi no. Lei sa chi è Monticone? Sì, era il maresciallo che era responsabile, quello fu incaricato dal Servizio Centrale di Protezione per quanto riguardava la tutela della Moretti nel luogo dove si trovava in protezione. Lei sa che è stato arrestato? Sì, l'ho appreso successivamente dai giornali. Che questo fatto credo che sia successivo a quando io sono venuto via dalla DIA. Quando lei è andato via? Dalla DIA. Ah, ho capito. E che cosa sa? Perché sennò è inutile che è quello che dicevano i giornali. Cioè soltanto quello che dicevano i giornali. Sa nulla di iniziative del maresciallo Monticone al momento dell'arresto con riferimento alla posizione della signora Moretti? No, assolutamente. Sa nulla di un interpello telefonico della signora Moretti? No. Di cui fece richiesta richiesta che fu esaudita da parte di Monticone al momento dell'arresto? No, assolutamente.
né sa nulla del tipo di rapporti illeciti che legavano Monticone alla Moretti nel corso della collaborazione alla Moretti e della protezione che avrebbe dovuto essere giuridica di Monticone? No, assolutamente. Chiedo scusa, quindi lei non è a conoscenza dei possibili coinvolgimenti della signora Moretti nelle attività illecite di Monticone? Non sa nulla? Lei l'ha detto, avvocato? No, avvocato, assolutamente no. Senta, qualche breve puntualizzazione su temi che lei ha già trattato, anzitutto sulla questione delle indagini che sono state svolte con riferimento al famoso anello che sarebbe stato donato alla signora Moretti dal dottor Vitalone. Ecco, lei già ha detto molte cose, non dobbiamo ritornarci. Vorrei puntualizzare alcune circostanze. A un certo punto lei ricorda che fece lei questa indagine? No, fu delegata ai miei sottufficiali. Ma la conosce tutta? Grosso modo la conosco, nel dettaglio deve chiedere al sottufficiale che ha operato. Ecco, al di là delle prime indagini che furono effettuate, ci fu poi indagini piuttosto convulse e anche piuttosto strane, ma dico, ci fu l'interpello del fabbricante dell'anello, che era tal De Maria, si ricorda? Sì. Ecco. Che cosa fece De Maria? Che cosa vi disse di utile per le identificazioni, per le indagini? Avvocato, questo è un verbale che fece il mio sottufficiale, adesso io a memoria non me lo ricordo, sinceramente. Ecco, lei ricorda, perché lei ha parlato di vari giri che questa sia, trattandosi di anello, lei ha detto di carattere a produzione industriale. Sì. Vediamo adesso se magari il suo ricordo non è puntuale su questa circostanza. Dico, ecco, De Maria, che è il fabbricante, ricorda se dette ai suoi dipendenti indicazioni relative a chi commercializzava quel tipo di anello? Dette delle indicazioni, mi pare, su dei negozi su Roma. Ecco, glieli ricordo, Fabrizi e Boncompagni. Sì. Lei sa quali furono gli esiti dell'interpello di queste persone che commercializzavano questi? Guardi, avvocato, io mi ripeto, nello specifico dei singoli verbali non le posso essere preciso, perché non li ho fatti io quei verbali, è un'indagine delegata. Io le posso dire che l'esito finale di quell'accertamento fu negativo, nel senso che non fu trovato riscontro al fatto che questo anello potesse essere stato donato dal dottor Vitalone alla signora Moretti. Tutto qua. Senta, perché io le dico, lei anche ieri ha risposto sostanzialmente in questi termini, anche se oggi un pochino più preciso. Secondo gli interpelli che sarebbero stati effettuati delle persone relative alla commercializzazione di questo anello, si dice nella relazione, nel rapporto che voi fate, non hanno fornito informazioni reputabili di interesse ai fini delle indagini. Ecco, io le riporto le dichiarazioni, le ricordo le dichiarazioni che sono state fatte. Lei non se le ricorda, se le ricorda tanto di guadagnato, ma penso che non se le ricorda, no, ragione. Le ho detto. Quindi mi permetto di, tra l'altro Boncompagni credo che sia stato sentito anche qua, sì, in dibattimento. Allora,
Quest'anello che mi mostrate non lo ricordo, questa è la titolare della gioielleria Fabrizi, una delle due commercializzatrici. Per mio gusto non l'avrei commercializzato. So chi sono i fratelli Vitalone, ma escludo che essi siano stati nel mio negozio. Preciso che quello di cui ho presente la fisionomia è quello che ha avuto incarichi politici, ma escludo che sia stato nel mio negozio in mia presenza. E la Fabrizi, l'anello che mi mostrate non mi ricordo di averlo mai visto. Certo che quando sono capitati i fornitori io sono stata spesso presente e certamente un anello così non l'ho commissionato. Circa un decennio fa stavo più assiduamente presso il negozio, assolutamente non ricordo di aver venduto né acquistato e comunque mai trattato questo oggetto. E la signora Boncompagni, l'anello che mi mostrate in fede non mi è estremamente familiare. Le persone di una certa influenza che sono capitate all'interno della mia attività commerciale per quanto riguarda i parlamentari, quindi evidentemente c'era un'interlocuzione mirata sul Vitalone, sono Prandini, Martelli, Malfatti e Goria. Ecco, mi pare più esatto quello che ha detto oggi lei, che il riscontro è negativo rispetto a quello che risulta dall'informativa, mi sembra, no? No, dall'informativa risulta non hanno fornito informazioni reputabili di interesse. Significa che il riscontro è stato negativo. Vabbè. E poi sta tutto scritto nei verbali, non è che sono stati nascosti quei verbali. Avvocato Tormina, su questo argomento abbiamo sentito il maresciallo Pesce, abbiamo sentito quelli che hanno venduto gli anelli. Il test è oggi interrogato, ci ha già detto due volte che l'est è stato completamente negativo. Mi sembra che insistere ancora su questo argomento sia del tutto inutile. Senta, lei sa se sono state, l'ultima domanda sul punto, lei sa se sono state mostrate fotografie nel corso di questi accessi presso questi esercizi commerciali? Ma non credo, sarebbero allegate sicuramente a verbale, avvocato. Quindi significa che non sono state... Assolutamente no. Ok. Senta, a proposito, no, due battute due battute veramente sul problema Rolex. Senta, quando andaste da Marognori a fare la perquisizione? Non andai io comunque. Chi andò? Sì. E sequestraste delle carte relative ad orologi Rolex? Che cosa delle garanzie, certificati di garanzia. Senta, lei sa se quelle garanzie si riferissero ad orologi tipo President? Mi pare che nessuno di quelli si riferiva ad orologi tipo President. No, vorrei capire meglio, scusa. Mi pare di ricordare che nessuno di quei certificati si riferisse a orologi tipo Presidente. Senta, quando voi andaste da Marognoli, sapevate che era imputato nel processo della banda della Magliana? Sinceramente non me lo ricordavo. E che era stato rinviato a giudizio? No. Per la banda della Magliana? Non avevo questa cognizione sul processo Banda della Magliana. No, scusi, dottor Fiorelli, le dico questo perché lei ha dichiarato ieri che tutti vi siete estremamente meravigliati del fatto che quando fu portato, non so dove, se in Dia, in questura, nel mio ufficio, nel suo ufficio, il signor Marognoli, questi cominciò a parlare della vicenda Pecorelli, Mancini, Moretti, eccetera, e che questo suscitò la vostra sorpresa, sì. Perché appunto nessuno l'aveva sollecitato a dire tanto, a interloquire su questi punti, e invece lui spontaneamente l'aveva fatto. Ecco, allora io adesso per questa ragione le chiedo se voi sapevate che Marognoli era stato rinviato a giudizio per la banda della Magliana. No, non lo sapevo. Ecco, lei sa in base alle dichiarazioni di chi Marognoli è stato rinviato a giudizio per la banda della Magliana? Se non so neanche che era stato rinviato a giudizio, avvocato. Prego? Non so neanche che fosse stato rinviato a giudizio, quindi non so neanche le dichiarazioni di chi. Ecco, proprio in base alle dichiarazioni di Moretti e Mancini. Vede qui, questa è la relazione che ha firmato lei, se non sbaglio errato. Sì. Direzione investigativa, reazione di servizio. Marognoli, nei confronti del quale doveva essere effettuata la decretata perquisizione, veniva rintracciato nella tarda mattinata alle 8, del giorno 8-11-94 e prima dell'atto condotto in questo centro nell'ufficio del dottor Fiorelli per motivi organizzativi. Senza che gli venisse posta alcuna domanda, Marognoli,
presente tutti i sottoscritti, esordia dicendo che tutto quanto da lui appreso leggendo gli atti in suo possesso relativo al processo di Lupacchini. Quindi lo sapeva. Ma è quello che ha detto lui, avvocato. Noi abbiamo trascritto esattamente quello che ha detto lui. Lui sapeva di essere imputato della banda della Magliana. Io lì per lì non l'ho neanche collegato al discorso. No, va bene, ma la cioè voglio dire, siccome. Cioè io ho preso atto di quello che lui ha detto. Senta, scusi, dottor Fiorelli, lei è troppo intelligente per non capire la ragione della mia domanda. Se Marognoli ha tinto da un decreto di perquisizione, dunque abbiamo capito adesso che le cinque garanzie o le quattro garanzie degli orologi non riguardavano orologi president del tipo di quello che poteva interessare l'indagine in corso, parla del processo Pecorelli senza essere stato da nessuno sollecitato, potrebbe rivestire un significato investigativo per capire chi l'abbia mandato, per così dire, Marognoli a fare queste cose, per parlarci chiaro. Invece qui c'è la consapevolezza dell'ufficio operante che queste cose che andava dicendo il Marognoli erano riferite al processo di cui aveva gli atti in mano, in suo possesso, era il processo Lupacchini. Non solo, ma c'era, ma non è che ce l'aveva in quel momento in mano, avvocato. Ho capito, non è che veniva da lei con le carte in mano. Dice, esordiva dicendo che tutto quanto da lui appreso, leggendo gli atti in suo possesso relativi al processo Lupacchini, siccome lei ha detto adesso che non sapeva nemmeno che era sottoposto a processo, invece risulta così dalla vostra informativa, ma c'è di più. Riferendosi all'ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento numero 1164/87G e 8800/86PM, depositata nell'agosto ultimo scorso, era frutto di fantasia. No? Quindi sì, quello che risulta dalle carte. Senta, del materiale sequestrato che cosa ne avete fatto? Compresi i soldi, I soldi furono restituiti, mi ricordo, di lì a pochissimo tempo, un paio di settimane. Quindi fu restituito tutto quello che era stato sequestrato, esclusa i certificati dei Rolex. Sì. Senta, a proposito di restituzione di cose sequestrate, lei sa nulla della restituzione di gioielli che erano stati sequestrati alla signora Moretti? Di restituzione a lei? No, non so se gli vennero restituiti, noi so che li prendemmo proprio per tirar fuori questo famoso anello, poi noi li ridemmo all'ufficio dei carabinieri che ce l'aveva in deposito, ce l'aveva in custodia. E poi? Successivamente non lo so, io so che mi ricordo che l'avvocato Capograssi che la difendeva più volte chiedeva a noi di poter intercedere per poter avere indietro questi gioielli, ma non è che noi potessimo fare più di tanto, insomma, personalmente non ricordo di aver fatto nulla di particolare, quindi non so l'esito. Quindi non sa se le siano stati restituiti? Non lo so, mi pare alla fine, allora, di, sì. Mi pare di sì, alla fine sì. Un valore circa 1 miliardo, quindi non è una cosa da poco, insomma, le sono stati restituiti, esatto. Le risulta che la signora Moretti, prima che venisse a pentimento, svolgesse attività lecite attraverso le quali procurarsi gioielli per 1 miliardo? Non mi risulta. Non le risulta, e nemmeno a me. Senta, un'ultima cosa, lei ha parlato di un'indagine che avete fatto al Monte di Pegni. Sempre con riferimento al Rolex, sì. Lei ha detto, può ripetere? Dunque furono accertamenti anche qui che delegai a un sottufficiale, forse proprio il maresciallo Pesce o qualcun altro, insomma, comunque furono accertamenti con cui si voleva verificare se nelle immediate vicinanze della perquisizione a casa del dottor Claudio Vitalone ci potessero essere stati dei depositi di Rolex. Questo era l'obiettivo della verifica. Sì. Accertaste? Non ci fu nessun certificato di deposito che aveva riferimento a Rolex. Però? Però ci fu, guardi, questo me lo ricordo. No, perché lei ha fatto un'affermazione precisa ieri che vorrei un attimo vedere se corrisponda soltanto ad un cattivo ricordo delle indagini da lei svolte.
Però fu trovato che cosa? Un Rolex? Dunque, fu trovato un Rolex che era stato depositato da parte della signora Torbidoni, se non ricordo male. E invece non è così. Allora forse ricordo male. Ecco, appunto. Se vuole, non so se ha atti a disposizione o altro, non è la signora Torbidoni che sarebbe la moglie del dottor parente? Vitalone. No. Non mi ricordo se posso... Vabbè. Interrompiamo 10 minuti, avvocato Torbidoni.